Bentornati a TG60 Salute. Oggi vogliamo parlare di un tema molto importante. Leggiamo sui giornali quanto l'obesità infantile sia sempre più diffusa e sappiamo bene quanto poi le malattie metaboliche siano la prima causa di morte in età adulta. Quindi vi rendete conto di quanto sia importante evitare che i nostri figli siano in sovrappeso. E non solo, insomma, la questione è complessa. Ne parliamo con la dottoressa Patrizia Beacci, pediatra. Benvenuta. Grazie dell'invito. Ecco, allora, la questione dell'obesità infantile, sempre più diffusa, perché pure le informazioni le abbiamo, insomma, ormai conosciamo anche quanto sia importante mantenere il peso in una certa, insomma, nella normalità. Ormai delle conoscenze, non, insomma, ce le abbiamo tutte, eppure continua questa crescita verso l'obesità infantile. Grazie della domanda, perché è una domanda che apre di fatto un capitolo. Nessuno nasce obeso, nessuno nasce in sovrappeso, però ci sono dei fattori determinanti che possono agire già prima della nascita. Sappiamo anche che se uno dei due genitori è obeso, il figlio ha il 40% di diventare a sua volta obeso. Per cui sappiamo quanto la genetica e lo stile di vita siano importanti. Ma facciamo un po' di storia per capire meglio. Pensiamo che 50-60 anni fa il nostro ambiente, l'ambiente dove noi siamo vissuti, era un ambiente che dal punto di vista alimentare era ristretto. Erano gli anni della guerra, gli anni dove il cibo era poco e le condizioni economiche svantaggiate. Questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che fossero più avvantaggiati gli individui che geneticamente riuscivano ad usare le poche risorse per vivere meglio. Nel giro di pochi decenni le nostre condizioni di vita sono completamente mutate. Abbiamo una grandissima offerta di cibo a basso costo, molto calorico. Peccato però che la nostra genetica non è così velocemente mutata. Noi siamo ancora le persone o i figli delle persone che erano giovani 50-60 anni fa. Per cui abbiamo un sistema genetico che non è predisposto a tollerare un così grande apporto calorico. Se a questo ci mettiamo poi il fatto che la nostra vita è decisamente più sedentaria, abbiamo fatto bingo, perché le condizioni ci sono tutte. Ma non solo ci sono tutte, è cambiato forse anche il valore che noi diamo al cibo. Noi pensiamo al latte materno, e ritorno sempre lì, come un alimento che ha una funzione comunicativa, relazionale. Sembra però che questo processo continui nel tempo. Tant'è vero, l'interesse al bambino quanto mangia è maggiore rispetto a cosa mangia e quando mangia questo bambino e come mangia questo bambino. La prima preoccupazione è che mangi a sufficienza, per cui purché mangi a sufficienza vengono adottate spesso delle strategie che alla lunga si rivelano svantaggiose. Faccio un esempio. Intorno a 2 anni i bambini cominciano a rifiutare il cibo. Per cui cosa succede? Cosa può succedere? Può succedere che purché mangi viene offerta a quel bambino quello che preferisce e piano piano, senza nemmeno rendersene conto, l'alimentazione di quel bambino scivola verso quei 4-5 piatti che la mamma è sicura che finisce e che mangerà sempre. E siamo tutti rassicurati. E siamo tutti rassicurati perché almeno ha mangiato. Purché mangi, almeno ha mangiato. Di fatto è proprio questo il periodo in cui bisognerebbe lavorare per non arrivare poi alla percentuale di sovrappeso e obesità che si diceva prima. A Pistoia un quarto dei nostri bambini di 10 anni hanno problemi di peso ed è un numero molto grosso questo.
Torniamo al nostro bambino di 2-3 anni. Cosa fare di fronte ad un bambino che sembra rifiutare tante cose? Innanzitutto, la prima alleanza da fare è con la mamma, e ho parlato di alleanza non a caso, perché bisogna capirsi fra mamma e pediatra e bisogna scambiarsi i nostri saperi. Cosa la mamma sa dell'alimentazione e quali sono le sue aspettative? Perché se non si va a conoscere questo, difficilmente possiamo fare un intervento di successo. Per cui invitare la famiglia a ripensare la propria alimentazione. Parto da un esempio semplice. Andiamo a fare la spesa, si va a comprare quello che manca, ma in una casa manca tutto, una casa non può essere un supermercato. Allora facciamo un progetto di quella che sarà l'alimentazione settimanale per tutti e compriamo solo quelle cose. E poi, nel momento in cui prepariamo i pasti, cerchiamo di rispettare la variabilità che la dieta mediterranea insegna a tutti. Per cui un primo, un secondo, un contorno, una frutta, e difficilmente si preparano solo cibi che sono schifosi, come dicono i bambini. Ci potrà essere un primo che piace di più, accompagnato da un secondo che piace di meno, o viceversa. E la terza cosa da fare, che è la cosa assolutamente dirompente, è dare l'esempio. Se il bimbo non mangia il pesce, la domanda che ci viene: signora, ma voi in famiglia lo mangiate il pesce? Perché se il bimbo non vede mangiare il pesce, e ovviamente lui di fronte al pesce, che sarà un cibo nuovo, che i genitori, che per lui sono l'esempio, e sull'esempio bisognerebbe aprire un capitolo, perché tutta la nostra crescita si basa sull'esempio. L'esempio è veramente il motore che farà diventare quel bambino un certo adulto. Ecco, se questa famiglia non mangia certe cose, non si può pensare che all'ora del pasto babbo e mamma hanno il loro piatto e il figlio ha un piatto diverso. No, non è possibile. Il figlio alla fine farà una scelta e vorrà mangiare altro, o non vorrà mangiare niente, o ci sarà semplicemente confusione. Per cui si mangia tutti insieme, si mangia tutti uguali, si mangia possibilmente a televisione spento, perché mangiare è come allattare, ci si parla, ci si scambiano le esperienze della giornata, ci si scambia le notizie, le informazioni. Ecco, magari laddove magari si ha difficoltà a dire no al bambino rispetto a certi cibi, se in casa non ci si hanno è più facile dire no. Dico, se non si comprano le bibite gassate, sarà più facile evitare che il bimbo a tavola beva la Coca-Cola, no? Sì. Quindi cominciamo dal supermercato a non comprare quei cibi. Infatti, come ti dicevo, è un progetto che si dovrebbe fare all'inizio, no? Dice, programmiamo la spesa per la settimana in modo tale che sappiamo cosa acquistare. In casa ci sono queste cose. È chiaro, se si tengono in casa pacchetti di merendine confezionate e si lascia che il bambino vada a da cena, solo, certo, ad aprire il mobile e prendersele, non si potrà fare nessun tipo di progetto. Però tutto questo, come ti dicevo Paola, parte da un'alleanza che il pediatra fa con la famiglia nell'interesse del bambino, un interesse del bambino che poi a cascata è l'interesse della comunità, è l'interesse della famiglia, capito? E qui ci tengo a sottolineare una cosa. Noi si pensa all'obesità come un fatto estetico, il bambino che vedi paffutello, tondo, come nelle immagini che sono scorse. L'obesità non è solo una questione estetica, e l'intervento primario che ci viene chiesto: dottoressa, mi dia una dieta, oppure da chi lo posso portare, oppure come può mangiare questo bambino. Sì, però la dieta è un intervento terapeutico indirizzato ad un momento della vita. Quello che in realtà bisogna fare, sarebbe opportuno fare, mi correggo, ma farlo fin dall'inizio, perché la nostra storia inizia da quei famosi 1000 giorni che partono dal concepimento, è un corretto stile di vita. Uno stile di vita non è un intervento solo, è come se io vedo il profilo della mia città con tutti i monumenti, i tetti, i campanili, le guglie. Ecco, lo stile di vita è un insieme di pensieri e di azioni che difficilmente è individuale, ma è collettivo. Per cui qui l'appello è alla società, l'appello è alla politica, perché si interessi dei bambini. Ma perché se ne deve interessare?
perché i bambini sono il futuro in ogni caso, per cui i bambini imparano con l'esempio, per cui attenzione a come risolviamo i problemi e come li affrontiamo, perché da questo impareranno come vivere. Ma non solo, l'adulto, il bambino svantaggiato sarà un adulto svantaggiato, che sarà una persona insoddisfatta per se stessa, ma sarà un costo sociale per tutti. Se il bambino obeso ha meno successo scolastico, difficilmente proseguirà gli studi. Per cui cosa avremo alla fine? Meno bambini che si laureano, capito? E questo sarà un danno per tutta la comunità. L'appello che noi pediatri facciamo e che vogliamo fare è perché si riporti al centro il valore dell'infanzia. Se nascono pochi bambini, facciamoci qualche domanda: perché questi genitori hanno paura? Cosa vedono nel mondo? Come presentiamo il mondo? Perché i nostri bambini non possono andare a scuola a piedi in campagna? Sì. Perché non ci sono piste ciclabili? Perché le strade non sono sicure? Perché le palestre scolastiche sono quelle che sono? Quindi tu dici, a livello politico, se metto la famiglia in condizione di far fare attività fisica facilmente, andare a scuola a piedi, avere luoghi dove poter giocare all'aria aperta e quindi poter proporre facilmente uno stile di vita sano senza dovermi arrampicare sugli specchi per andare a cercare una piscina o una palestra chissà dove, metto la famiglia in condizioni di l'agevolo a proporre al proprio figlio uno stile di vita che poi sarà il seme buono per il suo futuro. Brava, hai parlato bene, hai parlato proprio di seme buono. Perché? Perché se io agisco con un intervento terapeutico su un bambino, risolvo il problema di un bambino, che è già tantissimo, ma se adotto interventi che vanno ad incidere sullo stile di vita, io tutelo una popolazione, che è una cosa ben diversa, questo, capito? È questo quello che noi vogliamo. E pensiamo a una cosa, pensiamo al potere dirompente che hanno le comunità dell'infanzia, cioè poter garantire a tutti i bambini della nostra città l'accesso alle comunità dell'infanzia. Parlo di quelle da 0, da 6 mesi a 3 anni. Ecco, questo anche dal punto di vista sociale verso i bambini immigrati è fondamentale. Quante volte le mamme ci dicono: all'asilo mangia l'insalata e a casa no. Allora, se si vuol parlare di alimentazione, parliamo anche di questo. Perché? Perché i bambini in comunità vedono gli altri, hanno l'esempio degli altri, per cui sono portati ad assaggiare. Perché quando parliamo di paura del cibo nuovo, cos'è che ci toglie la paura? Ce la toglie il fatto che una persona a cui vuoi bene, a cui tieni, faccia una certa cosa e per te sia d'esempio, perché tu possa percorrere questa stessa strada, capito? Ecco, se il bambino viene messo in questa situazione, allora non avremo poi il problema dell'obesità. Parlare dell'obesità soltanto con i numeri in mano e fotografando la situazione non è affrontare un problema, è mettere un cerotto, e questo non dà delle soluzioni, perché bisogna ripartire da capo, ma bisogna partire da capo tutti insieme, rinterrogarci tutti su questo. Eh sì, è un problema complesso, ma che ci fa capire che le reti sociali che si creano attraverso la frequentazione, ad esempio, degli asili nido sono veramente una potenza, no? Perché appunto, anche parlando di famiglie svantaggiate o di appunto persone che vengono da altre culture, in quei luoghi interagendo si passa anche senza le parole una cultura, uno stile, un modo poi di... Ancora fare. Una cosa, cioè il nido rappresenta un punto di aggregazione per le famiglie, anche un luogo dove si può fare educazione e informazione sanitaria, e si può fare in gruppo, e sappiamo benissimo che le esperienze fatte fra pari sono quelle esperienze che portano poi anche risultati più soddisfacenti, capito? E anche qui si apre poi un'altra prospettiva, cioè quella di vedere i pediatri e gli operatori sanitari partecipi e presenti nelle scelte della comunità. Eh sì, pensate un po' che ricadute che ha la tavola, pensate la tavola o la passeggiata, lo stare certo all'aria aperta. E l'ultima cosa che si può dire, apprezzare il valore dell'acqua. Ecco. L'acqua come bevanda,
Se noi facciamo vedere ad un bambino che ha un paio d'anni come dando un bicchiere d'acqua ogni giorno a una piantina, questa piantina cresce, noi costruiremo un'esperienza che lui ricorderà e ad associerà al valore e alla tutela di un bene prezioso come può essere l'acqua. È bella questa indicazione. E allora grazie dottoressa Bianchi. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Alla prossima.